Ciao amici, ci ritroviamo per un'altra ricetta, sempre a base di anguille. Abbiamo fatto tagliare dal nostro pescivendolo di fiducia delle anguille con le quali le code e le teste abbiamo provveduto a fare un delizioso sughetto e con i tranci centrali andiamo a preparare una bella marinata. Per questa marinata ci occorrono, oltre alle anguille naturalmente, delle foglie di alloro, due spicchi d'aglio, aggiungerò delle scorze di arance che in precedenza io avevo fatto seccare per ogni evenienza, perché sono sempre comode averle in casa. Mi servirà dell'aceto di vino, del vino bianco. Io ho riempito solo dei bicchieri adesso per far vedere, ma ne occorrerà circa 1,5 litri, suddividendo le dosi in metà parti uguali. Delle foglie di salvia, delle bacche di ginepro, del pepe in grano e naturalmente del sale. Mi servirà anche un po' d'olio per soffriggere. Bene, questo è tutto, andiamo a vedere la preparazione. Ed ecco che ci siamo. La prima cosa da fare è preparare l'anguilla. Abbiamo messo a riscaldare una pentola dietetica e adesso andremo a grigliare le nostre anguille. Le disponiamo nella griglia per bene. Diamo ora una giusta fina di sale e di pepe. Bene, abbiamo acceso il fuoco sotto il tegame, adesso andiamo a preparare la marinata. Quindi abbiamo detto che metteremo una parte di vino bianco e due parti di aceto, una e uno due. Uniamo quindi gli spicchi d'aglio, le bacche di ginepro, i grani di pepe, le scorzette d'arancia, due o tre foglioline di alloro e la salvia. Copriamo adesso il recipiente e lasciamo cuocere per una mezz'oretta. Ecco, la marinata è pronta, a questo punto non ci rimane che andarla a filtrare con un colino a maglie strette. Abbiamo rimesso il tegame sul fuoco, mettiamo dentro la marinata che abbiamo filtrato, uniamo anche i tocchetti di anguilla, li faremo andare qualche minuto insieme alla marinata. Adesso aspettiamo che riprenda il bollore. Ecco che l'anguilla è pronta, ha bollito insieme alla marinatura per circa 2-3 minuti. Adesso andiamo a invasettare. Lo copriamo col liquido della marinatura. Andiamo a riempire il barattolo. Uno l'abbiamo già preparato e come vedete lo abbiamo capovolto, lo lasceremo così per circa 5 minuti in modo da sterilizzare anche il tappo.
Perfetto, non c'è avanzato nulla se non pochissimo. Ed ecco fatto. Ecco i vasetti pronti. Adesso li chiudiamo, li capovolgiamo per qualche minuto, dopodiché li facciamo raffreddare completamente.